Sindaco di Pesce, Presidente dell'Unce Toscana. Eccoci qua, ben trovati per la seconda parte di Versante Nord. Con noi in studio Claudio Scuriatti, buonasera, ben trovato. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori. È consigliere comunale di Forza Italia nel comune di Vaglia, alle porte del Mugello e di Firenze. Saluto in collegamento, chissà da dove, via Skype, con noi il presidente di Unce Toscana, Oreste Giurlani, che mi sa che è Buonasera, sparito. buonasera a te e al tuo ospite. Buonasera presidente, eccoci qua. Ma dov'è presidente? Dov'è? Sono in macchina che sto andando in comune, fra 5 minuti sono in comune, però i potenti mezzi informatici ci permettono di collegarci in Skype. Va bene, diciamo che lì c'è la banda larga, c'è la connettività, è tutto a posto. Purtroppo, no? Quante volte abbiamo raccontato di tante aree della Toscana dove non c'è la connettività, non c'è la banda larga. Questo è un tema vero, eh. Ancora, Presidente, nonostante la sua buona volontà, non si è riusciti a dare la connettività a tutta la regione. No, ancora no, ci stiamo lavorando. Devo dire che l'ultima notizia è che entro ottobre 190 comuni toscani, grazie al lavoro della regione, di Infratel con il ministero e Telecom, porterà in questi 190 comuni, di cui parecchi montani, la fibra ottica. Quindi dovremo una volta per tutte, grazie alla fibra ottica e alla banda larga, coprire il 100% del territorio, comprese le case sparse. Quindi possiamo dire che entro il 2015 porteremo in tutte le zone almeno la banda di primo livello e in molte la banda di secondo livello. Bene, banda di primo livello e banda di secondo livello. Auguriamocelo perché è una delle innovazioni vere della nostra regione. A Vaglia come siete messi, Scuriatti? Ma a Vaglia siamo messi relativamente bene, anzi, per Relativamente non bene. dire Oh, male, perché bene. io non voglio parlare male, voglio solo, se c'è bisogno, criticare in maniera costruttiva. Ah, ok. Vaglia ha sicuramente una frazione che è Paternò, che è di serie C, neanche di serie B, perché Paternò non ha il gas metano, ha poco segnale televisivo e in più ha il regalo della cava di Paternò. Quindi diciamo non Cioè, mi fermo qui perché ci sarebbe da fare la trasmissione ovviamente intera intera sulla cava di Paterna. e quindi sì, è una cosa abbastanza Bene. grave e importante da risolvere. Bene, allora, Presidente Giurlani, noi nella parte precedente con i sindaci di Borgo San Lorenzo e di Puntassieve abbiamo parlato di molti temi che riguardavano soprattutto, insomma, il tema della riforma sanitaria, il tema della local tax, il tema del patto di stabilità. Insomma, diciamo che nel 2015, tra poco, si pagherà l'acconto delle tasse locali, tra cui la TASI, l'IMU, la TARI. Ma ancora rimangono irrisolte moltissime questioni. Su tutte direi questa cosa del patto di stabilità che è francamente inaccettabile. Sì, è vero, diciamo che noi speravamo che il governo, rispetto agli impegni presi, allentasse il patto di stabilità in generale. Soprattutto noi l'avevamo chiesto per l'edilizia scolastica e per la difesa del suolo. Purtroppo oggi notizie in questo senso non ne viene, quindi questo sta mettendo in difficoltà i comuni, soprattutto coloro che devono spendere e che non possono spendere per il patto di stabilità. Se questo si unisce poi all'armonizzato, che è questa nuova forma di bilancio, che è legato soprattutto alle entrate vere, diventa sempre più difficile. Il 2015 sarà un anno particolare perché io mi auguro che il governo sciolga questa cosa del patto di stabilità, ma sciolga anche la questione delle tasse, perché noi stiamo aspettando con auspicio la local tax, soprattutto se la local tax sarà una tassa che sarà più semplice, più trasparente, più equa e soprattutto che rimanga nelle casse dei comuni, perché oggi purtroppo sono più le tasse locali che vanno al centro delle risorse che dal centro vengano agli enti locali e questo i comuni sono in estrema difficoltà. E in questi giorni. Bene, abbiamo avuto un problema con la connettività del Presidente di Unce Toscana, però il problema che sottolineava è il fatto, insomma, che in questo momento c'è grandissima difficoltà per i comuni, per soprattutto l'incertezza anche delle regole, diciamo così, che sono dettate dal governo centrale, dall'Europa, patto di stabilità, tassazione locale che poi non è locale perché una parte bisogna sempre girare allo Stato. Questo penso che anche da membro dell'opposizione, Scuratti, no, lo voglio No, noi sottolineare sempre. siamo ingessati. Siamo ingessati e quando uno è ingessato si può muovere poco. Sì. Muovendosi poco produce meno, secondo il mio Ok. punto di vista. I patti di stabilità fondamentalmente possono essere anche giusti, ma in certi periodi di crisi
Ad esempio, l'America aveva un patto di stabilità e a un certo punto la Fed decise, quando erano in crisi, di stampare moneta. Moneta, stampare alla grande. Il discorso finisce lì. Noi siamo. Stampare moneta, nuova circolazione di denaro. Magari con dei rischi, ovviamente, però insieme a delle situazioni. Poi oltre si, è visto, che... si è visto alla lunga il risultato del PIL americano, esatto, che perché, è stato insomma, fondamentale. Se tu dai ossigeno. Forse chiaro. Non si muore. Invece sappiamo bene che l'Europa agisce su binari completamente diversi, esatto. Lei però dice siamo ingessati, quindi la rappresentante, seppur opposizione, vede la difficoltà che fa la sua amministrazione. No, io ecco, appunto, voglio essere critico ma costruttivo. Io non mi metto da quella parte di un'opposizione che critica, ad esempio, quello che ha approvato tempo fa. Io credo che sia difficile governare, ma penso anche che Renzi abbia fatto delle cose molto annacquate di quelle che volevamo far noi. Tipo? Ma cioè, tipo Giobatti, volevo dire Renzi aveva un po' copiato tipo il programma di una riforma elettorale che ovviamente è fatto un po' in maniera chiamiamola partigiana, cioè, anche per rimanere un po'. Cioè, nel senso dalla parte sua. Sì, diciamo che ha capito che poteva fare quello che voleva con la sua maggioranza. Lo sta facendo sotto tutti gli aspetti, però stanno emergendo anche. E perché a suo tempo Berlusconi non l'ha fatto? Secondo me? Allora, io questo l'ho spiegato e credo di averlo spiegato molto bene. Berlusconi, come noi siamo adesso ingessati, era ingessato. Era ingessato da chi? Era ingessato dalla magistratura, dai media, dai transfughi e da tante situazioni. E ricordiamoci bene una cosa, che nel pieno della crisi. Perché Berlusconi fino al 2010 c'è stato, no? Ce lo ricordiamo tutti. La crisi è cominciata nel 2008 e guarda caso che nel 2010 lo spread era 105 prima che la Merkel vendesse 8 miliardi di botte CCT per buttarlo giù insieme a Sarkozy e a Obama, che le tasse erano 4 punti sotto percentuale, che il PIL era più alto, il debito era molto più basso, non c'erano gli sbarchi e c'erano tante cose migliori di quelle che ci sono adesso. Come mai? Come mai? Io credo che la politica che è stata fatta sempre da un'Europa attenta solo a certi interessi particolari di chi pensa di guidarla e di dare i compitini, perché sappiamo tutti che la Merkel, la Germania e la banca centrale europea con quella tedesca hanno speculato su tutti i paesi che avevano gli spread alti o no. Salvandoli poi Irlanda, Portogallo, Italia, ora con la Grecia. Ora si preoccupano per la Grecia perché anche noi ci sono questi 40 miliardi che se salta chissà se li riprendiamo, così tutti gli esodati, quelli che dovevano le pensioni, no? La flessibilità slitteranno a chissà quando. Oggi abbiamo un pensionato che paga la pensione a quello che lavora, prima ce ne avevamo 4, quindi ecco, io poi mi fermo qui perché Berlusconi ha anche sbagliato, perché poteva fare di più e sono d'accordo, però ricordiamoci che dal 41 bis, quando lui cominciò, ha fatto anche delle cose interessanti, ha tentato con la pubblica amministrazione, con Brunetta, e sappiamo quanto quelli che la riforma dell'università con la Gelmini, insomma, è apprezzata anche dalla sinistra all'epoca, però ci si dimentica di tutto e si dice solo che è un donaiolo e che deve smettere. Invece, secondo me, è il meno peggio di gran lunga. Dunque, quindi, però lei vive la realtà, diciamo così, da membro dell'opposizione in un'istituzione, il Consiglio Comunale del Comune di Vaglia, che tra l'altro è, diciamo così, nella città metropolitana di Firenze. E da cittadino che si guadagna la vita tutti i giorni, certo, e non sfrutta la politica. Anche perché quanto prende di gettoni 13,50 euro. Lordi o netti? Lordi. No, ah no, 13,50 lordi. Davvero? A consiglio? Allora, io adesso scoprirò un attarino. Mi è stata approvata una mozione, la mozione è approvata della minoranza, tutta la maggioranza, è un caso più, dove ho detto, signori, mentre i consiglieri comunali di Firenze prendono 95 euro lordi e si impegnano meglio di noi, perché noi siamo sempre a contatto con la cittadinanza, con la gente, e ci impegniamo veramente, a parte io sono solo all'opposizione, mi impegno di più, abbassiamo quegli altri e alziamo più i nostri, ma tanto per far pari con le spese. Quindi diciamo, questo è stato il ragionamento. Tra l'altro il tema principale in questo caso è che Vaglia aveva fatto una fusione con il comune di Fiesole, per esempio, no? Una sorta di unione dei comuni. Poi Vaglia ci ha ripensato, no? Su questa. Allora, o Fiesole ci ha ripensato, non lo so. Allora, credo che ci abbiano ripensato entrambi. Se ci fosse stato Don Abbondio, avrebbe detto questa unione non sa da fare. E il motivo è semplice: le unioni sono nate per migliorare i servizi, l'efficienza e per un risparmio fondamentalmente dei due comuni che si. Ma in questo caso è andato tutto all'opposto.
perché Fiesole, e io l'ho contestato anche al nuovo sindaco, che ironicamente mi ha detto: Claudio, potresti anche aver ragione, ma non è colpa mia, è stata usata come bancomat di Fiesole. Ok. Perché? La chiesina che ha fatto l'elemosina al Domo. Allora, dunque, eccoci qua. Come sta, Presidente Giullani? Adesso dalla, direttamente dal Comune. Dicevo, fra Baglia e Fiesole è successo che la chiesina ha fatto l'elemosina al Domo. Ah sì? È successo questo? Perché? Perché è successo? No, nel senso, stava ascoltando. Di solito quando si fa le fusioni, in questo caso non è una fusione ma un'unione dei comuni, e quindi vuol dire che mettere insieme le funzioni associate, le funzioni e i servizi dei due comuni dovrebbe portare dei benefici e dovrebbe portare comunque un miglioramento degli stessi verso i cittadini. In quel caso lì forse non ci hanno creduto fino in fondo e quindi alla fine hanno optato per tornare indietro, perché poi quando ci si mette insieme volontariamente bisogna avere anche le idee chiare e soprattutto avere una strategia di dove si vuole andare. Ecco, io penso che in quel caso lì non avevano questa cosa. Bene. Questo è un tema vero. Allora, Presidente, invece ci eravamo interrotti lì sul tema del patto di stabilità, sulla local tax, tutto quello che ancora resta da risolvere per i comuni italiani, ma che ne sarà di queste vostre legittime richieste? No, non lo so, guarda, noi devo dire che siamo preoccupati come comuni, io parlo non solo di quelli più piccoli, che sono poi quelli che sono ancora più, che vengono toccati in primo luogo, però noi siamo da una parte con una riforma istituzionale ammezzata, pensa a tutta la vicenda delle province, delle funzioni, quello che sta succedendo. Ora nel caso lì c'è la città metropolitana che è un'altra cosa, ma le province toscane sono in default, non pagheranno gli stipendi a giugno, quindi pensa cosa vuol dire sulle scuole, sulle strade, pensa alla vicenda di alcune funzioni fondamentali come il turismo e lo sport che devono passare ai comuni e non ci sei ancora capito nulla. Abbiamo dall'altra una spending review ulteriore in arrivo, perché sembra che nel DL enti locali che andrà prossimamente al Consiglio dei Ministri ci sia un altro duro taglio per i comuni, già 17 miliardi negli ultimi tre anni, quindi continuiamo a tagliare i comuni. Terzo, questa incertezza sulle tasse, perché ora a metà giugno rimane l'IMU, rimane la TASI, rimane le cose come sono, dopo che noi chiediamo da anni che almeno le tasse locali, che andrebbero semplificate, andrebbero rese più trasparenti e eque, e la local tax può essere un'opportunità, queste tasse rimangano al territorio, perché oggi i comuni piccoli o grandi sono più le tasse dei cittadini che vanno al centrale di quelle risorse di trasferimento che vengono in periferia. Quindi i comuni non solo subiscano la spending review, non solo subiscano tagli, non solo devono tassare i cittadini, ma non hanno nemmeno l'autonomia delle proprie risorse da poter usare sul territorio. E questo penso che siamo arrivati a un punto che si rischia veramente la chiusura dei comuni, e questo per i cittadini sarebbe un default. Beh, questo sicuramente, perché è un tema, come dire, decisamente centrale. Però la cosa, secondo me, che comunque rimane lì ancora da chiarire in modo evidente, il patto di stabilità, cioè la revisione del patto di stabilità, almeno per alcune tipologie di investimenti, Presidente Giullani. No, sicuramente noi, il governo Renzi si era preso un impegno, anche perché il Presidente del Consiglio è stato sindaco, sa quali sono, poi mi sembra nella sua squadra ci sia diversi sindaci, uno è stato... Bene, abbiamo un problema con il collegamento, vediamo... E quindi io pensavo che il governo Renzi sul patto di stabilità potesse intervenire, invece non è successo, e quindi i comuni ora sono in una stretta mortale, perché il patto è addirittura più ristretto rispetto all'anno scorso e quindi non possono spendere i soldi che hanno in cassa per i servizi e per le opere. Noi avevamo chiesto che almeno sulla scuola, e quindi edilizia scolastica, e sulla difesa del suolo ci fosse un allentamento, che diventa ormai necessario e indispensabile, perché se no veramente si rischia anche lì di non dare risposte ai cittadini. Bene, allora Scuriati, volevi aggiungere? Sì, una cosa veloce: se non aumenta il PIL e quindi non aumentano le entrate tributarie e fiscali, che comunque sono aumentate, è chiaro che i soldi non ci sono, non sono stati fatti tagli e non ci sono state altre, non sono state fatte privatizzazioni. Io voglio portare solo un esempio. Sì. Vi ricordate quando c'era i 2 miliardi dell'IVA da recuperare, i 4 miliardi fra IVA e IMU? E ve lo ricordiamo tutti, due anni sono 4 miliardi, sono lo 0,5% della spesa pubblica. Come se dicesse una famiglia che spende 30.000 euro l'anno, riesce a risparmiare 250 euro? Al mese no, all'anno 20 euro al mese
La pubblica amministrazione non è riuscita, quindi cosa possiamo sperare? Renzi, se non si mette le mani a questa situazione e non aumenta il prodotto interno lordo, quindi le entrate fiscali e tributarie, non andremo da nessuna parte. Parte. Questo è il punto vero per quanto riguarda appunto il tema. Scusa, prego, Presidente Giuliano. Condivido, e tenendo conto che oggi gli unici tagli veri fatti sono stati fatti ai comuni, cioè la vera spending review è stata fatta ai comuni, che nel costo complessivo della pubblica amministrazione sono il 7,2% e sono quelli che, al di là della bontà gestionale del sindaco, dell'amministrazione, sono quelli che erogano i servizi diretti al cittadino e che hanno il presidio territoriale. Allora forse un meccanismo anche vero di spending review per rilanciare una pubblica amministrazione più efficiente e soprattutto rilanciare i consumi, perché noi abbiamo soldi bloccati in cassa che messi sul territorio creerebbero consumo o lavoro, quindi io penso che ormai siamo arrivati a un bivio, ecco. Quindi io penso che questa sia una scelta obbligata, perché sennò, ragazzi, diventa veramente difficile dire che c'è una ripresa se non si rimette sul territorio economicità e lavoro. Beh, questo sicuramente, insomma, gli annunci della ripresa, l'ultimo è quello del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, fanno un po', in questo momento lasciano perplessi, perché non capiamo realmente dov'è la ripresa. Certo, ci sono gli effetti benefici in questo momento, ecco, della riforma del lavoro. Sì. Stiamo attenti, Andrea, che la ripresa non sia legata soprattutto a ripresa finanziaria di chi opera in borsa, che quella è un'altra roba. Noi abbiamo bisogno di ripresa finanziaria di imprenditori che investano sulla propria impresa, sul lavoro e soprattutto creano occupazione per ridare fiato ai consumi. Bene, allora dunque, Presidente, stava parlando prima delle fusioni dei comuni, unione dei comuni, prendendo lo spunto da Vaglia Fiesole, però le fusioni dei comuni continueranno anche in futuro, vista anche le novità della legge di stabilità, anche in Toscana si continuerà con questo modello, secondo lei, e quali comuni, secondo lei, qual è l'identikit del comune che deve attuare una fusione? No, io penso che qualche fusione continuerà, anche perché la fusione è un'opportunità, come un'opportunità sono le unioni e le funzioni associate. È logico che bisogna stare attenti che l'incentivo a fondere non sia solo perché ti danno dei soldi per un certo periodo, oppure ti danno degli allentamenti al patto di stabilità per un certo periodo, perché è come drogare un bilancio o drogare una situazione. La fusione deve avvenire come ci sono state lì in Mugello, come ci sono state in Lucchesia, cioè dietro un progetto serio di due comuni che si mettano insieme, che hanno una strategia e fanno condividere la gente il fatto che mettendosi insieme porti dei reali vantaggi, ed è una cosa che i cittadini e le amministrazioni ci credano. Però c'è anche l'opzione che io ritengo più valida, anche perché la municipalità è importante, visto che noi abbiamo comuni anche vasti, con vastità di territorio e pochi abitanti, è quello di mettere insieme le funzioni nell'unione, come esempio il Mugello o altro. Allora a quel punto lì bisogna che il governo e la regione incentivino con forza, come fanno per le fusioni, anche il mettere insieme i servizi, perché non è così scandaloso che 10 comuni o 5 comuni rimangano con le proprie municipalità, col proprio sindaco, col proprio assessore, col proprio consigliere, che sono fondamentali per la democrazia e il presidio, ma possano gestire servizi come la polizia municipale, i tributi, il personale, i lavori pubblici, eccetera, in forma associata. Quindi in ogni territorio si continua a decidere, però la gestione è razionalizzata, efficientata in un'area più vasta. Se questo c'è una strategia, c'è una volontà, secondo me si ha un effetto migliore che della fusione tout court, perché è come se tu fondessi Palazzuolo, Marradi e Fiorenzuola, viene fuori un comune di quasi 900 km quadrati con 10.000 abitanti. Come farebbe un cittadino a avere un riferimento, un sindaco, un assessore, un consigliere? Vorrebbe dire che viene abbandonato alla fine da tutto. Quindi, insomma, ci vuole una strategia, perché i comuni sono un presidio fondamentale. Posso un flash? Bene, scusate, volevo un flash e poi avevo un altro ospite. È chiaro che l'unione dei comuni, come diceva prima, devono servire a rendere più efficiente, no? Nell'unione, a spendere meno, ad avere i contributi della regione che
ha dato 450.000 euro. Ma prima di fondersi come un matrimonio c'è da aspettarsi che qualcuno chieda: ma tu come sei messo col bilancio, sei in perdita? Ecco, Fiesole aveva dei debiti allucinanti con la Società della Salute e anche i Pregressi, per cui secondo il mio punto di vista, e io sono trasgressivo politicamente, sì, sotto questo aspetto, la segreteria politica del PD ha detto: Fiesole, unisciti con Vaglia, Vaglia stai zitto, unisciti con Fiesole, basta, non dico, sì, altro. Più o meno è andato così. Allora, dunque, saluto il sindaco di Londa, uno dei comuni della provincia di Firenze, Leandro Murras, buonasera, ben trovato. Buonasera. Buonasera. Lei ha utilizzato uno strumento, il 5 per 1000, per chiedere ai cittadini cosa? Per chiedere ai cittadini di finanziare insieme a noi l'acquisto di un pulmino per il trasporto pubblico locale, perché noi abbiamo... Trasporto pubblico locale o scolastico? Locale. Locale. Perché noi abbiamo il servizio in economia e facciamo il servizio sia scolastico. Che significa servizio in economia? Vuol dire che lo gestiamo direttamente con i nostri dipendenti, i nostri autisti, e facciamo con abbiamo un servizio particolare, perché noi non è solamente servizio pulmini per i ragazzi, ma è un pulmino blu a porte aperte che fa sia il trasporto scolastico sia il trasporto aperto a tutti i cittadini. Quindi abbiamo razionalizzato da tanto tempo le spese proprio facendo questo tipo di servizio, però ormai abbiamo pullman che hanno una vetustà che si aggira dai 12, 13, 14 anni. Abbiamo fatto una gara con la regione per un pulmino e ci ha dato un finanziamento, però che prevede il cofinanziamento del 45% da parte del comune. Allora noi, per poter avere quel 45%, chiediamo ai cittadini di darci una mano a raccogliere un po' di soldi. Bene. Allora, Presidente Giurlani, questa qua dell'utilizzo del 5 per 1000 non è una novità, molti comuni lo fanno, no? Cioè di donare, sì, 5 per 1000 alla dichiarazione dei redditi al comune, che poi fa questo. Ora però, e c'avete l'addizionale IRPEF, c'avete la TASI, c'avete quello, c'avete bisogno anche di chiedere il 5 per 1000, Presidente Giurlani. No, vabbè, il 5 per 1000 in questo caso qui di Londra è finalizzato a un progetto, devo dire, grande sindaco, perché su questa cosa delle porte aperte del coso ha sperimentato un modello proprio replicabile di sinergia, efficientamento e di mettere insieme più funzioni. Sulla questione del 5 per 1000, noi abbiamo bisogno di risorse, perché lo dicevo prima, perché purtroppo l'addizionale, l'IMU, la TASI, al di là della TARI, che quella è una specie di partita di giro perché è il servizio, però sulle prime tre tasse molte di queste vanno allo Stato comunque. Io ti porto l'esempio del comune di Pescia, incassa 5 milioni di IMU, 2 milioni e mezzo vanno allo Stato. Allora è logico che poi i soldi mancano, visto che lo Stato l'anno scorso, due anni fa, trasferiva a Pescia 2.400.000, ora trasferisce 800.000 euro. Quindi questo a significare che sempre meno arrivano soldi dal centrale, e forse è anche giusto, però non ci devono prendere i soldi locali, perché sennò noi si rimane fra, come si dice, l'uscio e il muro. Quindi questo è chiaro. Il 5 per 1000 noi per esempio a Pescia non l'abbiamo attivato, e altri comuni, perché poi si rischia, se non ci sa progetti come Londra, di andare a toccare quelli che danno per esempio 5.000 per l'associazione volontariato o altre cose. Quindi da questo punto molti comuni, se non hanno un progetto specifico come Londra, non l'attivano, proprio perché non vogliono fare concorrenza a altri tipi di attività. Beh, ci sono dei comuni che l'hanno attivato, mi pare Reggello, per gli insegnanti di sostegno, sì, se non sbaglio. Anche Pontassieve. Pontassieve, insomma, cioè, l'utilizzo del 5 per 1000 non è, diciamo così, una novità per i comuni. Beh, non è una novità, e poi bisogna chiarire anche ai cittadini, non è un'aggiunta di tasse. Perché, no, è un contributo, appunto, volontario. È un contributo volontario che comunque il cittadino avrebbe pagato. Invece di darlo all'associazione, la dà al territorio, che in questo caso è rappresentato dal comune di Londra. Lei che ne pensa, Scuriatti? Ma io se vado a Flash, perché qui stiamo parlando anche per far capire bene alla, certo, gente, che ovviamente a volte non è tanto. Qui i comuni sono come Vaglia è stato per Fiesole il bancomat, i comuni sono il bancomat dello Stato. Ma sulla pelle di chi? Qui c'è già una crisi che ha avvilito certe categorie di persone che non sanno dove battere la testa. Certi autonomi, anche commercianti, artigiani, servizi vari. Io ho approvato una variante di bilancio, che si sa che l'opposizione in bilancio di comune deve sempre votare contro, perché l'ho vista orientata l'amministrazione a capire queste esigenze.
a fare salti mortali per rientrare in un patto di stabilità. Ho proposto addirittura che questi 2.200.000 euro che danno per l'edilizia scolastica e che ci saranno, vengono investiti per una nuova scuola, perché è inutile mettersi le mani sulla Barilla, che è un bel complesso, ma tu metti le mani su una cosa, spendi tutti i soldi e poi magari per creare una manutenzione costante ti costa un occhio. Fai una nuova scuola, con 2.200.000 fai una nuova scuola con tutti i crismi, no? Le concessioni moderne, in modo che tu possa essere più sicuro verso le famiglie e i bambini. Ecco, diciamo che c'è, è un laboratorio politico, Vaglia, e io lo voglio portare ad esempio, perché quando c'è qualcosa di giusto, voto. Cioè i miei paletti, vabbè, perché metto le telecamere sulla Faentina e sulla Bolognese e le metto in tutti i modi. Perché sono d'accordo anche gli altri, perché la sicurezza è fondamentale. No, ecco, fondamentale. Scusate, se sono stato un po'. Anche perché poi il tema dei furti nelle abitazioni riguarda in questo momento un po' tutte le aree della Toscana. Ci sono moltissime aree, penso al Chianti, dove ci sono stati incontri con la cittadinanza, i carabinieri, il prefetto. Quindi, insomma, il tema esiste, no? Dell'incremento anche della microcriminalità, no, presidente Giornani? Micro e macro. Presidente, non c'è più, è andato via. Sì, ci sono, no, sì, sicuramente. Noi, fra l'altro, guarda, con la regione, come RTRT, che sarebbe la rete telematica, avevamo chiesto alla regione di mettere in piedi dei finanziamenti per permettere ai comuni, soprattutto quelli più piccoli, ma questi vale anche per quelli più grandi, la possibilità di usare la tecnologia per combattere la microcriminalità e dare dei segnali, e, per esempio, con la videosorveglianza, con meccanismi di controllo chi entra in determinate zone del comune. Quindi questo sarebbe importante, perché noi la tecnologia bisognerebbe usarla in questo senso, e quindi dare gli strumenti ai sindaci, io direi anche alle forze dell'ordine, per poter presidiare dei territori che, ricordo, quelli montani, come lì c'è il sindaco di Londa o i rappresentanti di Vaglia, cioè sono comuni molto vasti, che il controllo e la sicurezza deve essere garantita in maniera capillare, e il numero di persone che ci sono non sono sufficienti per fare questo. Allora, dunque, volevo invece, presidente Giurlani, riprendere poi anche molti temi, perché insomma, spiegava prima il sindaco Murras che hanno il servizio di trasporto locale in autonomia, ma in autonomia e in economia c'è anche un po' di autonomia ma c'è anche lì, ma appunto dico, presidente Giurlani, ma la gara sul servizio su gomma regionale, ma quando si saprà qualcosa in modo definitivo? Ma senti, io penso che uno al mio posto avrebbe detto: guardiamo la trasmissione, chi l'ha visto? Nel senso che io della gara regionale non so più nulla, nel senso che ora sembra che venga fatta entro la fine dell'anno, doveva essere fatta nel 2014, siamo nel 2015. E guarda, questo sta mettendo in difficoltà tutti i comuni, perché siamo in una fase di stand-by, c'è le imprese di trasporto che sono quelle che gestivano prima le varie linee provinciali, che sono in fibrillazioni, sono in difficoltà, perché siamo in una via di mezzo, e soprattutto la difficoltà è che i comuni come Londa, come Pescia, che hanno presentato progetti nuovi all'interno della riorganizzazione del sistema di trasporto, che dovrebbe andare a gara, più i progetti speciali tipo Londa, questa roba sostanzialmente è ancora nell'aereo e non viene definita. Quindi alla fine si doveva fare la gara per risparmiare, per razionalizzare, perché mancavano i soldi. Sono già 2 o 3 anni che la regione sostanzialmente spende di più, considerando che ha dovuto mettere i soldi anche delle province, e gli stessi comuni stanno pagando di più di prima. Quindi qui bisogna, o si decide di farla in tempi brevi, se no si rischia alla fine, come si dice, operazione riuscita, paziente morto. Bene, che è un altro tema importante. Tanto volevo tornare invece dal sindaco Murras, perché bisogna capire qua. Noi dicevamo prima con Giurlani che rimangono comunque questo 2015 dei nodi irrisolti per i sindaci, patto di stabilità, certo, l'incognita sulla tassazione locale, perché ancora di fatto non c'è una vera tassazione locale, e anche il ricorso al 5 per 1000 da parte sua lo testimonia, perché altrimenti se ci fosse stata una vera tassazione locale non ci sarebbe questo. Queste sono due delle problematiche principali, poi ce ne sarebbero anche molte altre, però queste due devono essere risolte il prima possibile, no? Certo. Anche perché, cioè, il discorso del patto di stabilità bisogna chiarirsi, secondo me
è tanto che si chiede venga superato, ma mi sembra purtroppo che non sarà, perlomeno non c'è voglia di superarlo, velocemente. Ora diciamo, si dovrebbe arrivare dal 1 gennaio del 2016 alla finanza armonizzata, si chiama così, però questo metterà ancora più in difficoltà i comuni, perché se diciamo, non si armonizza tutta la finanza, cioè solamente per i comuni, ma anche degli enti superiori, quindi Stato e Regioni, è chiaro che noi con la finanza armonizzata si può spendere solo e esclusivamente quello che abbiamo già in cassa. Okay. Mentre ora, per dire, si può spendere anche, che so, in base a un decreto della regione che ci dice ti darò i soldi, e allora noi, una volta che ci sta questo decreto, si fa l'accertamento d'entrata e si comincia a spendere. Invece con la finanza armonizzata si può spendere solamente se ce l'hai in cassa, quindi questo vuol dire, se non funziona bene tutto, vuol dire si blocca tutto, e quindi è peggio addirittura quasi del patto di stabilità. Quindi questa cosa bisogna chiarirla molto, molto velocemente, e che tutti gli enti marcino in quel modo lì. Quest'anno siamo una specie di anno di limbo, dove si fa, diciamo, un po' d'armonizzata, un po' ancora con il vecchio sistema. Alcuni comuni hanno provato a fare in questo modo e non si sono trovati assolutamente bene, quindi devo dire certamente questi meccanismi, che funzioni tutto perfettamente. E in Italia ho paura che prima si arriva a far funzionare tutto perfettamente, insomma qualche problema ci sia. Per quanto riguarda anche la tassazione, diciamo, che noi ancora non abbiamo definito. Guardate, il 16 di giugno c'è già le prime scadenze sia della TASI che del DIMU. Le tariffe, si pensa di lasciare le stesse tariffe senza dover provvedere a aumenti e così via, però chiaramente ancora non abbiamo, proprio perché non c'è certezza sui trasferimenti statali, ancora impostato il bilancio. Tant'è vero, guarda caso, anche lo Stato non fa altro che rinviare la scadenza entro cui i comuni devono fare il proprio bilancio. E ora siamo già arrivati, se non mi sbaglio, al 31 di luglio, quindi molto probabilmente si arriva al 31 di luggio, cioè arriverà a settembre. L'anno scorso si arrivò a fare bilanci alcuni comuni, bilanci preventivi del 2014 a novembre del 2014, quindi quando ormai 11 mesi su 12 erano già passati. Quindi credo sia veramente una cosa che succede solamente in Italia, ecco, da questo punto di vista. Noi bisogna avere la certezza delle entrate e fare, diciamo, subito bilanci per poter avere la certezza anche delle spese, questo è chiaro. Quindi a mio avviso è necessario veramente che questi periodi di transizione spariscano e passino prima possibile, insomma. Che sarà sicuramente un dato importante. Vedo Scuriatti, non vuole dire qualcosa. Io non lo so se succederà. Qui si privilegiano certi settori ormai da una vita, che sono privilegi clientelari, perché se io mantengo 4 milioni di dipendenti statali e ho 8 milioni di voti, e se poi qualcuno mi aiuta a mantenerli ancora meglio, e conseguentemente io non credo come si possa riprendere l'economia quando il Fondo Monetario Internazionale, dove i fondi sovrani gli dicono dov'è che andiamo a investire, la prima cosa in Italia no, perché? Tasse sono a livello allucinante, la burocrazia peggio, la giustizia e la magistratura, se tingessero un'impresa, questa per 6 anni non sa dove battere la testa, poi magari dico, oh, hai vinto, cioè, avevi ragione, ah grazie, dov'è il titolare? È morto. Beh, è così, cioè, ma le vocazioni naturali, le risorse naturali del territorio, si potrebbe sfruttarle meglio? Dico, cosa ha fatto il PD? Nel golfo più bello, io faccio del flash perché la gente penso capisca meglio, nel golfo più bello di Europa, nella riva degli Etruschi, di fronte alle sette sorelle dell'isola, cosa ci abbiamo fatto? La bella acciaieria Lucchini, che mi sembra la cosa migliore, con le Torri Gemelle davanti. Ora, se questa è la politica, è come qui il governatore di Kuwait, no? Dice, io voglio piantare le patate sul territorio e non estrarre petrolio. Questo è un esempio che io porto avanti spesso da tanti anni, per dire, cerchiamo di riprenderci in mano le situazioni, perché poi le cattedrali nel deserto, Sime, Longinotti, Gondrande, no, tutte queste fabbriche fatte con i soldi pubblici, che poi si sapeva che fine avrebbero fatte, a cosa sono servite? A cosa sono servite? No, io me lo domando, perché certo. Se non se lo domando, ma chi l'ha fatte?
Noi no, non abbiamo mai governato in 60 anni, ci si vorrebbe provare. Beh, ma con quelli che presentiamo noi. Allora, Presidente Giuliani, è anche un fine settimana di voto questo, perché si voterà per le elezioni regionali. Parliamoci chiaro, da sindaco si sarà fatto l'idea che qua il partito più numeroso è quello dell'astensionismo, di chi a votare non ci vuole andare, Presidente? No, è vero, guarda, io in questi mesi, ultimo mese e mezzo, ho fatto campagna elettorale, e non solo a Pescia, in giro per la Toscana come presidente UNCEM. Devo dire che la difficoltà maggiore, al di là delle varie candidature, è portare la gente a votare. Vuoi perché delle elezioni regionali non interessa nulla a nessuno, vuoi perché è il 31 maggio, vuoi perché c'è un ponte, e quindi è difficile. Quindi sicuramente il primo partito sarà l'astensionismo, e questo non vorrei alla fine delegittimasse le stesse regioni rispetto a un disegno nazionale. Io spero invece che alla fine domenica vada la gente a votare, e poi vedremo come va a finire. È importante appunto che le istituzioni, fin quando ci sono, la gente decida. Quindi come decide per il sindaco, come decide per il Parlamento, decida anche per la regione. Quindi mi auguro di sbagliarmi, ma il clima è un clima sicuramente da villeggiatura e non da andare a votare. Bene, ok, questo per quanto riguarda ovviamente anche, diciamo così, il clima che si respira attorno a questo appuntamento elettorale. Sindaco Murras? Anch'io ho paura che ci sia una forte astensione, anche se devo dire con molta sincerità che da una parte capisco le difficoltà dei cittadini, però io mi rifarei a un ragionamento che spesso faccio anche al cittadino che mi dice che non va a votare, e cioè questa, che c'è stato mio padre, e mio zio e così via, i miei zii, che hanno combattuto, hanno liberato l'Italia e hanno fatto di tutto per renderci il voto. Quindi il voto nostro è un diritto e anche un dovere nello stesso momento. Quindi io, secondo me, finché ci sono questi strumenti, i cittadini fanno bene ad operarli, perché possono in questo modo scegliere chi va a governare. Se restano a casa non scelgono niente, pigliano quello che gli capita. Beh, quindi questo, diciamo così, per quanto riguarda il dato sulla partecipazione. Scuriatti, cosa va cambiato nella regione toscana? Ma diciamo, la regione toscana, secondo il mio punto di vista, è una delle più belle, con tante risorse e vocazioni naturali di cui parlavo prima, d'Italia. Perché ha un microclima che è eccezionale, ha un territorio bello, di arte, di cultura, di monti, mare, non gli manca niente. Cos'è che gli manca? Una politica che sappia sfruttare queste risorse e queste vocazioni, creando le infrastrutture prima di tutto adeguate nei trasporti, ma per renderla più competitiva sul territorio nazionale. E non è stato fatto, quando si deve fare l'aeroporto, una cosa, ognuno c'è nel suo fortino, cerca di difendere perché sennò la gente la vede che... Ma, ragazzi, qui si vive in una globalizzazione, viviamo in Europa con tutte queste situazioni, ma stiamo dietro a queste cose ancora. Certo. Ma non esiste, però non siamo mica noi a governare, sono loro, per cui io mi auguro, l'astensionismo ci sarà purtroppo, è il nostro, mi auguro che non ci sia, perché abbiamo bisogno, nonostante una rappresentatività che fino ad oggi non è stata assolutamente all'altezza della dignità di un partito, e io sono molto critico per le scelte e le liste, spero vadano a votare. Poi voto di nome o altri non ha importanza, tanto qui non passerà nessuno. Questo legge né di qua. Su Firenze 2, sul Collegio, non credo proprio. Però ecco, avere qualche voto in più può servire a avere più spessore politico, come si dice, per cercare di portare avanti certe istanze e tentare nel 2070 di vincere. Presidente Giuliani, quali sono le prossime sfide che invece attendono UNCEM diciamo così, a scadenza ridotta? Presidente? Ma sfida in assoluto sarà quella di confrontarsi subito con la regione, una volta che sarà il presidente, la giunta, perché dobbiamo rilanciare le politiche per la montagna, e ci sono tutta una serie di temi che abbiamo discusso fino ad ora che vanno trattati, dalla riforma istituzionale delle province alla questione delle unioni, le funzioni, il dissesto idrogeologico, la difesa del suolo, eccetera, e questo con la regione. Dall'altra bisognerà lavorare col governo, perché il governo sulle politiche della montagna in questi anni, i governi che sono succeduti tutti, sia di centrodestra che di centrosinistra, la montagna se la sono scordata,
forse non interessa se non quando succede qualcosa, qualche morto o qualche, c'è qualcosa di particolare, e ricominciare a pensare che la montagna italiana e toscana è una risorsa e chi ci abita una funzione di prestigio fondamentale, bisogno di presenza della pubblica amministrazione, di interventi e investimenti per lo sviluppo e il rilancio. Questo è il tema. Poi è logico che ci sono tutta un'altra serie di questioni aperte, c'è la questione dell'acqua, la questione delle foreste, insomma, diciamo i temi. Poi siamo nell'anno di Expo, si sta lavorando anche per valorizzare i territori minori con Expo, insomma sta facendo un grande lavoro, quindi io il 2015 si aprirà con un momento di lavoro vero, ora lì c'è il sindaco di Londra, noi dovremo, i piccoli comuni dovremo mettersi in condizione di avere un po' di più di forza contrattuale per portare a casa un po' di risultati, quindi è una bella sfida, una bella scommessa, e l'UNCEM che è stato rinnovato, che si è rinnovato, è pronto a questa sfida per tutelare gli interessi dei territori montani e rurali. Bene, questo per quanto riguarda veramente anche le sfide di UNCEM Toscana. Allora, grazie al Presidente Saluto i tuoi ospiti e alla prossima. Grazie a Oreste. Ciao Oreste. Ricordo che anche il fondo della montagna. Perché sì, si deve... vabbè, ora non lo volevo dire, perché... ma ce l'ho in front office. No, perché si deve ricordare il fondo della montagna, Presidente? Perché il fondo della montagna, la regione, che tutti gli anni ci metteva queste risorse, visto che il governo non ce le metteva più, sostanzialmente nel 2014 non l'ha date, non l'ha trasferite per via del patto di stabilità, e nel bilancio 2015 non l'ha neanche previste. Quindi per noi questo è un durissimo colpo, perché queste risorse, poi ti spiegherà meglio il sindaco di Londra, servivano per fare un po' la moltiplicazione dei pani e dei pesci, per intercettare soldi per le opere pubbliche, servizi eccetera, ci vengano a mancare, e erano 4 milioni che se facevano la moltiplicazione voleva dire investimenti per almeno 10-12, che in montagna non ci sono stati, quindi come si dice, questa roba non si può perdere, ha messo in difficoltà molti comuni e molte unioni, quindi io mi auguro che la sfida e la battaglia che faremo con la regione, in primo luogo per rimetterli e poi col governo per ripristinare il fondo che c'era fino a 6-7 anni fa. Bene, grazie allora Presidente. Ciao. E quindi diciamo, mi sta molto a cuore questo tema del fondo della montagna per voi comuni montani come Londra, perché a Londra ci sono davvero le montagne. Certo ci sono, ci sta a cuore, sì, perché diciamo era l'unico fondo che avevamo che praticamente veniva di in qualche modo distribuito dall'Unione dei Comuni e dalla vecchia comunità montana prima, e ai singoli comuni per fare un po' di interventi che potevano servire, come diceva Oreste, per, come finanziamento ad altre opere, o anche per fare, che so come ho utilizzato io nell'ultimo anno, piccole manutenzioni stradali. Voi sapete che i comuni di montagna hanno decine di chilometri di strade comunali, e ora con i tagli che ci sono non ci sarà più un finanziamento per poter fare la manutenzione a queste strade. Questi piccoli finanziamenti ci servivano per fare questa cosa, e guardate che fare la manutenzione delle strade, a parte il grande problema della sicurezza, perché come si diceva prima, la sicurezza stradale deve essere anche una delle cose diciamo, da perseguire diciamo, in tutti i modi, se si vuole preservare comunque le residenze nella montagna, bisogna dargli diciamo, dei servizi funzionanti e delle strade anche diciamo, che possono essere transitabili. Se invece questi servizi non ci sono, è chiaro che piano piano, nonostante la voglia e l'innamoramento che uno può avere della montagna, poi perde diciamo, l'attrattiva alla montagna, e quindi uno cerca diciamo, di trasferirsi dove questi servizi e queste funzioni ci sono in maniera più confacente alle sue esigenze. Ecco, noi se vogliamo che la montagna sia effettivamente vissuta, mantenuta, così via, bisogna ci sia la presenza umana, e tutti quanti lo devono capire, a partire dal governo, perché è vero che lo diceva Oreste, la regione toscana negli ultimi 4-5 anni ha sostituito con propri fondi un fondo che era prima nazionale, e quindi ecco, a livello nazionale vuol dire che non c'era più una politica per la montagna, ma guardiamo bene che su 8.000 comuni, 5.000 sono comuni di montagna, 5.000 sono piccoli comuni e riguardano
oltre 15 milioni di abitanti, quindi non so una cosa di poco conto, e credo che su questa cosa il governo ci debba fare molta attenzione, molto di più quello che ha fatto fino ad ora. Non invidio i sindaci dei comuni piccoli e di montagna. Come il caso di Londra. Volevo fare una precisazione, sì. Io sono stato estremamente critico, ovviamente costruttivo, col mio partito per le scelte fatte fino adesso di rappresentatività istituzionale, perché come sappiamo tutti i trasfughi se ne sono andati in maniera sleale e scorretta, quindi se si dovessero voltare dalla nostra parte un certo tipo di elettorato che magari è stufo, non vede poco e niente. Io ho accettato questa candidatura solo ed esclusivamente perché ho riconosciuto in Stefano Mugnai un personaggio, diciamo, di gran lunga è il meno peggio, che può sinceramente diventare anche un personaggio che con coraggio affronta certe situazioni, dal Forteto alle ASL, perché come ben sappiamo sono degli scandali importanti che ci sono stati in questa regione e questo non possiamo negarlo. Quindi ho accettato perché lui, con lui spero, mi auguro di riprendere in mano il partito e farlo, non dico rinascere, ma insomma creargli una maggiore credibilità, una condizione di... Ma ce lo auguriamo tutti, perché la democrazia è anche questa. Beh, giusto, se ne spariscono è chiaro che non c'è dubbio. Allora, dunque, noi che siamo in chiusura ringraziamo Claudio Scuriatti, che è stato con noi. Buonasera e a voi. Grazie davvero. Buonasera anche al sindaco del comune di Londra, Leandro Murras, che è stato con noi. Buonasera. Vi ricordo che domenica 31 maggio si vota in Toscana per il rinnovo del governatore e del consiglio regionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. Per votare occorre il documento d'identità e la tessera elettorale. Se avete smarrito la tessera elettorale potete andare al comune di residenza per ovviamente farvi consegnare il duplicato gratuitamente. Vi salutiamo, vi lasciamo con la programmazione di Telegride augurando una buona serata con i programmi della nostra emittente.